putih hmm Ragolini. Nuovo video, Questo è una nuova tipologia di video che ehm, ho detto quasi quasi provo a fare questo video. Allora, come leggete dal titolo, non l'ho mai fatta. Proviamo, cioè assaggio le caramelle strane che ho visto e ho comprato ehm, allo spaccio di dolci qua da me, per cui vi faccio vedere che. Che cosa assaggio? E, e poi se volete ancora la seconda parte di questa tipologia dove, però, compro tante caramelle e le assaggiamo praticamente tutte, farò la seconda parte. Dipende uno se vi piace questo video, due dovete lasciarmi un like e un commentino qua sotto se volete la seconda parte. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like, un commento qui sotto anche se l'ho ripetuto prima e seguirmi su Instagram. Detto questo vi faccio vedere quello che assaggiamo. Allora, assaggiamo perché vi avevo fatto un vlog dove mh, vi ho fatto vedere che ho comprato questi dolci, queste caramelle strane eccetera. Per cui assaggiamo. Ehm, ciambelle rosa alla, alla fragola, per cui assaggeremo questi. Proviamo questa alla mela che eh, una ragazza che seguo ehm, l'aveva assaggiata anche lei, però non gli è piaciuta. Io mi ero dimenticata che avevo visto il suo video però forse dipende dai gusti. Per cui è probabile che a me piace, non lo so per cui ho pensato a lei per cui ho pensato a Sara Magic 15 e allora ho comprato sia questa eh, bottiglia a unicorno alla, alla mela, e in più eh, i minions, i minions al ciupa Ciupa che dentro troviamo la sorpresa. Anche questa, oh, non so perché, ho pensato a lei dato che dentro trovi le sorprese e nei sui, nel suo canale praticamente fa queste cose dove spacchetta queste cose qua molto carine e trovi dentro la sorpresa per cui sia il ciupa ciupa che la bottiglia ho pensato a lei ho detto ma quasi quasi eh, li compro e mh, per cui poi vedremo anche il regalino che troviamo dentro poi assaggiamo le cicche queste qua eh, di Ibrahimovic queste i prezzi ve li ho già detti nel, nel blog e le, eh, queste le cicche di Chiara Ferragni così vi, faccio, vi, vi dico come sono ho trovato queste qua ci sono bianche e rosa il pacchetto non so eh, che cosa cambia comunque ho preso queste poi Baci per di Dolce Gabbana, questi rossi che avevano fatto l'uovo di Pasqua, ma io non l'ho comprato perché costava più di 10, passa euro, e questi erano in promozione sui 9 euro, per cui ho detto, ma così quasi, quasi li proviamo insieme, e vi, do, e vi dirò, dato che questa è la eh, limited edition, non li trovi praticamente facilmente, per cui assaggeremo anche questi qua. Poi questa qua a forma di birra, Credo che è una caramella, adesso lo scopriremo insieme. Praticamente questa birra qua è fatta da caramella e la assaggeremo insieme. E poi eh, allora ho preso queste chic della B Bubble, una che colora la lingua, queste eh, ehm, blu, e eh, queste Super Boom, solo che lì ne ho un po' troppe. Da provare per cui, dato che non mi piace assaggiare la cicca e poi buttarla subito perché è uno spreco e tantomeno a me non piace sprecare le cose. Eh, giustamente, nei vlog vi farò vedere piano piano quando assaggerò le cicche e poi vi farò un altro video dove vi dirò se sì, questo è buono, la consiglio, eccetera. Poi ho preso questa caramella a forma di pizza. Che è troppo bella la scatola per cui la tengo la scatola perché è troppo carina, e asseggeremo anche questa qua, vi farò vedere bene come è fatta, che cosa c'è dentro, poi il panino, i zizzelle, che non deve mancare, per cui assaggiamo anche questo, e per finire ho le, eh, le cicche: queste, eh, limone ananas per lampone arancia, che, però, come ho detto è meglio non sprecarle ve lo dirò in un vlog per cui ve le, far, ve le faccio solo vedere anche queste qua è la stessa cosa perché sono chic l'unica che volevo assaggiare era questa qua alla liquirizia fatemi sapere se voi l'avete provata questa alla liquirizia e poi le altre non mi ricordo perché eh, comunque ho preso il formato pacchetto sì, sono poche cose ma calcolate che eh, ora che apro questo ci vuole il suo tempo poi sono già 5 minuti di video per cui io direi di stringere e, e provare a assaggiare queste cose e ovviamente nella seconda parte prenderò più eh, dolci e più caramelle così vi anzi se trovo anche qualcosa da bere ovviamente oltre a questa prenderò altro allora io direi di iniziare da queste e apriamo. Da, ho detto devo fare il video perché sennò vanno male col caldo. E ho paura che col caldo non vanno cioè vanno Allora, l'odore non si sente, sono fatte così. Confezione è fatta così. Assaggiamo. Spero di non stare male, però non credo perché sono è uh, sciolto appunto per il caldo che da quasi due settimane che ce l'ho no beh dai non si è proprio sciolta sciolta però ho fatto un po di disastri Sì, è eh, più o meno allora questa è la ciambella che carina adesso la assaggiamo e vi dirò se è buona solo che eh, per essere veloce faccio una, un piccolo assaggio perché sennò domani saremo ancora qua allora è buona non è male sa più di mh, pan di spagna e un po' di glassa mh, alla fragola Mm. Mm. buona questa me la mangio tutta però eh. però la mangio dopo perché sennò il video dura troppo per cui lo metto qua allora queste cose ovviamente non fanno bene però ripeto lo faccio solo per fare il video e ehm, non me le mangio tutte Voglio precisare questo. Allora, proviamo i baci per Ogina, che sono più piccoli. poi Proviamo a vedere come sono. Si apre così. Wow! Che belli. Questa è la confezione. Proviamone uno. Così almeno. Io sto morendo di caldo. Mamma mia. Cioè, ci saranno almeno. 34 gradi allora rossi certi dicono che mm, non sono buoni comunque adesso lo scopriremo così almeno vi dirò se vale la pena comprarli oppure eh, sono sprecati sono soldi sprecati mm, quei 9 euro la ciambella no, è ottima, ve la straconsiglio Sì, è praticamente tutto sciolto Comunque, è rosa Non è rosso A voi vi di... cioè Nella telecamera sembra un altro colore Ma vi assicuro che è rosa Comunque assaggiamolo È sciolto Allora, secondo me sono di lampone, adesso mi... Rip cioè... Ah um, oh sì, gusto lampone e nocciola interna. Gianduia, cuore di Gianduia. Um, e nocciola, nocciola, lampone e giandura Ah, per quello che era un po'. allora il lampone si sente, però non è che va, cioè, non mi ha colpito di più. Pensavo che erano una bomba, come ho visto una ragazza che l'ha assaggiata e diceva oh, wow, poi dopo, sinceramente, l'ho assaggiati io adesso, poi dipende dai gusti. Non mi convincono, vi dico che. Non mi convince, allora vediamo il bigliettino. C'è scritto Moda e Passione, vabbè, ah questa praticamente è una, una un due righe neanche finito qua. Che bel discorso. Comunque niente mh, pensavo meglio per 9 euro. Allora vi dico che non conviene meglio, non prenderli poi. Assaggiamo veloce il panino questo qua, pizzelle, wow che bello, no, va... mm, guardate che bello, che carino, allora proviamo a assaggiare un pezzettino. Buono, ovviamente un pezzettino piccolo perché uno fa male, E due non vanno bene mangiare tutti questi dolci. Non è male, la marca Trolli buona, vi consiglio questo. Poi scusate ma vado veloce perché sennò il video dura troppo e poi sto sudando come non so cosa. Allora proviamo la pizza e in più vediamo com'è perché giustamente allora perché qua poi si sta sciogliendo tutto mi sto sciogliendo io sto sudando cioè voi non lo vedete ma sto sudando in più non sono in ottime condizioni perché mh, a parte che non sto bene per cui sto registrando questo video che sono un po' malata e poi eh, come vedete non è che sono truccata al 100% come mh, negli altri video allora questa è la pizza che sembra un po' sembrava più carina questa è la pizza c'è la banana l'uovo eh, poi boh, mh, tipo gli spaghetti e un'altra sotto una pizzetta allora proviamo la banana questa qua Allora, non mi convince tanto, eh! però sì, leggermente sa di banana. Proviamo l'uovo. Questi non so cosa sono. Li assaggio un pezzettino. L'uovo è buono, è molto buono. Mm. Ah, sono quei cosi, tipo la fragola, un po' forti. Quello sotto, ovviamente, non lo provo perché tanto alla fine. Cioè, ve lo faccio vedere, è una pizza ma è uguale alla caramella a quello che ho mangiato, per cui comunque direi che non è male. Mm, non mi ricordo quanto l'ho pagati, ma ce n'è una più grande che costa 10 euro. Sinceramente già questa basta e avanza, perché un po' mm, non va bene mangiare così tante caramelle. Però Proviamo che sono curiosa questa qua la birra veloce perché io non so perché tutte le volte io cerco di fare veloce. E poi i miei video durano, mm, durano chissà, durano oltre. Che carina. Ah, ho capito c'è cioè, il marshmallow. Ma dai! No, vabbè. Adesso... Allora, sto facendo un casino. Allora, i... Praticamente sotto sono fatti di orsetto gialli. Mm. Non male, vai. E sono tutti orsetti gialli fatto così ovviamente per far sembrare che è una birra questo è un marshmallow proviamolo insieme mm, non è male ovviamente si forma la birra è troppo forte molto bello non è male però io non vado tanto pa pazza per i dolci, cioè in senso per le caramelle, perché dopo un tot ok li mangio. Però, non sempre. Anzi, ormai sono dieci anni che non compro caramelle, per farvi capire. Per cui, eh, questi li ho comprati, ma sono passati dieci anni. Io direi di aprire la bottiglia così vediamo. Allora, sperando. Che riesco ad aprirla vediamo se riesco e, per cui vi, cioè, vi avviso già che eh, è da dieci anni che non, non mangio caramelle e poi non lo faccio mai vedere nei video allora dopo un bel po' sono riuscita ad aprirla vediamo eh, di aprirla senza farla scoppiare Perché io poi ho paura che queste bottiglie. Cioè, non potete capire, a parte che io sono, beh, sono stata scema perché ho svitato il tappo perché questo è de dello spumante l'ho svitato e invece di tenere il tappo l'ho lasciato andare mi è caduta la bottiglia per terra ha fatto un lago di como ma mi tocca pulire si è spaccata la bottiglia non so se si vede si è spaccata la bottiglia e ha fatto rovesciare praticamente mezza che ovviamente qua non si vede cioè, cioè per farvi rendere conto neanche mezza è, è fino a qui sono usciata. tutta mi sono anche spaventata perché pensavo che mi scoppiava addosso direi che questo video è iniziato alla grande allora vediamo se riesco ad assaggiarla da cioè a bere senza far cadere i vetri Allora, è frizzante, cioè questa scena proprio ci sono rimasta, cioè giuro ci sono rimasta male. Io perché sono rimbambita e appunto quello che dicevo prima è che io, è praticamente fatta la bottiglia tipo da, di spumante, io le bottiglie tipo di spumante che scoppiano non le ho mai aperte, è la mia prima volta e dato che, avevo, che ho paura... Giustamente ho fatto il danno, caduta la bottiglia, si è spaccata e si è rovesciata tutta la confezione. Vai! Iniziamo bene. Vabbè, assaggiamo che è meglio. Allora è frizzante, sa di mela. Adesso non so se si vede. Adesso faccio cadere pure questa. Mm. Allora. Sa tanto di mela. Però è troppo frizzante, per cui a me le cose frizzanti non è che mi piacciono tanto. Per cui direi che non è che sia tanto buona. Eh? Per cui un po' do ragione a Sara. Ovviamente, cercherò di finire eh, quel poco goccio che è rimasto in bottiglia e tutto il resto. È è caduto madonna cioè sta facendo il lago di como dall'altra parte è meglio che finisco apriamo questo video veloce e poi pulisco subito allora spero di non fare altri danni apriamo velocemente questo e proviamo io direi di provare eh, solo queste chic qui perché le altre poi dopo cioè giuro che va andrò Uh, dall'altra parte se allora apriamo che è meglio vediamo cosa troviamo dentro che sono curiosa perché qua c'è scritto che trovi 12 sorprese allora si apre così vediamo se non riesco a fare i danni troviamo uno di questi. Proviamo a vedere. Che carino! Si apre così, si schiaccia. Ah, ma c'è dentro un ciupa ciupa e il regalo. Io pensavo che c'erano i ciupa ciupa quelli piccoli. Ma dai! Ciao, no quella che volevo io che carina beh io volevo anche gli altri eh? che sono anche molto belli però adesso che so che è così allora costa un euro e qualcosa non costa neanche tanto adesso che so che sono così così qua ecco mi cade tutto faccio casino vabbè comunque adesso vi faccio vedere meglio questo ciupa ciupa che ovviamente lo lascio qua non lo mangio e questa è la lista Sì dove vi fa vedere io ho trovato questa giusto sì questa qua e dato che sono tutti carini quasi quasi faccio la collezione sperando di trovarli tutti diversi sono 12 e ho trovato quella col vestito allora la apriamo per la matita no vabbè oggi in questo video cade giù tutto sotto c'è il buco e praticamente per la cioè può essere anche per la matita adesso vi faccio vedere in teoria vabbè ovviamente il... questo è troppo non ce l'ho non ho la matita quella più sottile perché per farvi capire questo che carino Fatta così con il vestitino. Praticamente eh, questo va bene per sopra, non per, le, per la punta, però per farvi capire può andare bene anche per la matita, che quando scrivete poche parole è così e voi scrivete è troppo bella, oppure anche per metterla nelle... Non mi viene la parola. Vabbè, in questo video c'è di tutto e di più. Ok, prima o poi riuscirò a finirlo. E farlo durare di meno non credo proprio. Allora, l'ultima cosa, velocemente apriamo questi qua di Chiara Ferragni perché io direi che eh, ho fatto già troppi danni. Vabbè, ah, ho fatto anche la rima, va bene, ce la posso fare. Questo video dura anche fin troppo. Allora, il pack è bellissimo, è fatto così e dietro così. Allora, ce la posso fare. Si apre, qua le cicche dovrebbero essere blu sì, e sono blu. E adesso lo assaggiamo. Vi dico, mmm, sono fortissime. Mamma mia. A lingua blu, no, comunque sono troppo forti. Direi che per me non vanno bene. Troppo forte, no, il gusto è fortissimo. Cioè, altro che peperoncino, è troppo forte. Vabbè, vi ho fatto capire che <ride> per me non credo che fai i denti. I denti bianchi non credo proprio, comunque questo è fortissimo, ovviamente l'ho comprato. Non è che... Vabbè, dopo un po' non si sente più però all'inizio è troppo forte e a me non mi piacciono le cicche troppo forti, per cui direi che questa è l'ultima volta che le compro, ma e poi, anche perché costano, eh, quasi 4 euro di cicche, per farvi capire comunque il petto è bellissimo mi piace ma la cicca è troppo troppo forte per cui direi che quello l'ultimo pacchetti che, che ho comprato è basta allora direi che è meglio che chiudo qua eh, scusate per quel il danno scusate per tra poco scoppiava tutto per cui scusate, non, non doveva finire così, non doveva andare così e vabbè. Mm. Meglio che non dico niente. Ho già fatto una figura di M già con la bottiglia, per cui meglio che sto zitta. Scusate se questo video è durato fin troppo, ho, ho dato le lunghe dovevo secondo me farveli vedere dopo e assaggiarli perché ho, ho cioè 5 minuti ho parlato per mostrarvi tutti i dolci e caramelle ho fatto di tutto di più. È meglio che vado a pulire adesso anche perché tra mezz'ora devo andare anche a lavorare. È meglio che, che chiudo, stacco. Allora niente. Mm, fatemi sapere se volete la seconda parte sperando che non ci sono danni e non c'è tutto sto casino mamma mia voi non potete capire che casino c'è qua sotto vabbè spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso e mi raccomando aspetto tutti i vostri commenti qui sotto se volete la seconda parte però questa volta eh, caramelle e non cicche Detto questo, io vi saluto che è meglio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!